Benvenuti a Klaus Fondicio, abbiamo al telefono un gradito ritorno l'europarlamentare della Lega, il dottor Mario Borghezio. Buongiorno. Buongiorno e buona padania a tutti. Buongiorno, una domanda di macro politica senza entrare troppo nelle questioni del gossip leghista. E la domanda è questa: avete superato la fiducia, il governo ha avuto parecchi voti, non sembra un cattivo segno, no, dottor Borghezio? No, sempre che ai fatti seguano, alle parole seguono i fatti, è un lapsus che indica molto bene il chiodo fisso che abbiamo noi leghisti e soprattutto la nostra base. Ha ragione Bossi quando dice siamo controllati dalla nostra base, lei che ci in questa fase ci dà delle indicazioni molto pressanti. I nostri elettori hanno espresso insofferenza verso una politica che tende pericolosamente a diventare politicante, quella del giorno per giorno, delle battute, dei conflitti interni. Vuole concretezza e vuole positività, e se i segnali sono questi, se alle dichiarazioni di intenti positive del governo e anche di Berlusconi seguono fatti concreti, allora ci sarà una forte ripresa, perché la nostra gente vuole lavorare e produrre, non vuole cincischiare, è gente concreta. Per identificare i padani basta portarsi alle 6 del mattino sulle strade che dalla Bergamasca conducono a Milano, è una fila infinita di macchine, di automezzi, di camion, di gente che va a lavorare, non di gente che circola gratis sulla tangenziale di Roma. Certo. Per andare a fare un tubo nei ministeri. Sì, non è che non produce, eccetera. Però Alemanno li difende, Alemanno dice che i romani sono uno straordinario esempio, eccetera. Devo dire che insomma anche al i risultati non lo dimostrano. I risultati della produttività dei ministeri non lo dimostrano. Io ho esperienza di un solo ministero. Basti pensare anche alla questione degli orari, ma è mai possibile che alle 2:15 i ministeri siano desertificati? Io credo che sia un caso unico al mondo. Io mi ricordo che i primi giorni della mia permanenza, grazie a Dio ormai lontana, al Ministero di Grazia e Giustizia, percorrevo quei corridoi e sentivo soltanto risuonare il suono delle suole delle mie scarpe in una atmosfera irreale. Probabilmente quando negli anni 70 c'erano dei progetti golpisti, trascurarono il fatto che il golpe in Italia si potrebbe fare qualunque giorno dalle 2 in poi, perché i ministeri sono deserti. Senta, e infatti Alemanno ha anche avuto problemi insomma di etica con la Parentopoli, eccetera. Non è che da lì, non magari lui personalmente, ma insomma siano venuti esempi di linearità, insomma anche quella questione non è mai stata risolta, c'è stato il rimpasto, ma poi... Sì, certo, queste Parentopoli sono brutte, sono un segnale negativo per i cittadini che vogliono chiarezza e trasparenza di comportamenti e non gradiscono più, non tornano più una classe politica un po', come dire, napoletanizzata, che pensa soltanto che viene guidata da un'etica contraria a quella un po' calvinista di noi padani. E non vorrei che questo virus del familismo amorale adagio adagio, pian pianino, certo, cominciasse ad entrare anche in Padania. Che consiglia Alemanno per uscire dal poi veniamo al familismo padano, che consigli dà ad Alemanno? Intanto vabbè, sul pedaggio del raccordo anerale che paghino mi pare sacrosanto, no? Sì, gli do un consiglio molto chiaro: di lavorare e dare personalmente con la sua squadra di governo un esempio fattivo di correggere tutte quelle cose, a cominciare dalla sistemazione del traffico stradale di Roma, che ricordano più Calcutta che non una metropoli occidentale, e di pulire la città che fa schifo, senza raggiungere naturalmente il baratro di Napoli, sì, però... e di razionalizzare anche i servizi pubblici. Vasto programma, come vede, bisognerebbe quindi rimboccarsi le maniche, non perdere tempo a far polemiche.